sta cianfa di pulpo. Poi abbiamo preso questo tentacolo di... sta cianfa di pulpo. Ti è piaciuta la cianfa di pulpo? Poi abbiamo preso questo tentacolo... Non mi viene, di polipo. Siamo arrivati a Tokyo! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi volevo fare vedere cosa abbiamo comprato questa sera per cenare qui in hotel. Allora, siamo andati in un supermercato e abbiamo preso il sashimi, che è salmone e tonno. Poi un altro sashimi, che è tonno e questo, che non abbiamo capito se è orata, non lo so. Non sappiamo se è orata. Poi abbiamo preso questo tentacolo di polipo, guardate quanto è grande, buonissimo. King Marty mi ha detto, come lo dobbiamo tagliare? Io ho detto, lo prendiamo con le mani e lo prendiamo a morsi. Poi abbiamo preso questo sushi, che è al tonno, dicono, anche se a me sembrava salmone, che è un giallino, non lo so. Poi abbiamo preso la salsa di soia, guardate che carina questa bottiglietta. Con wasabi. Ah, non l'avevo capito, quindi questa è salsa di soia con wasabi all'interno. Poi ci hanno dato questa cosina che c'è sempre il wasabi, è una salsina, non so che salsina è. Ragazzi, scusate che ho gli occhi, sono stanchissima. Oggi siamo stati al parco, siamo stati non so quante ore, dalle 10 alle 2 a girare il parco che era enorme. E dopo abbiamo preso questi pesciolini fritti, che dopo un certo orario mettono lo sconto e mettono il 30% o il 50% o il 20%. Sempre in questo supermercato, come dolcino, abbiamo preso questo, che mi sa che c'è la panna all'interno, già tagliato, buonissimo, deve essere buonissimo. Poi vi farò sapere se è buono. E se casomai di notte ci venisse un po' di fame, abbiamo preso questi sandwich. Non mi dite cosa c'è dentro perché non lo so. So che questo è pollo perché già l'ho assaggiato. Qua col prosciutto e gli altri due non lo so perché è la prima volta che li prendiamo. Poi abbiamo preso questi tramezzini, che poco fa ho detto sandwich, ho sbagliato. Questo di qua è pure un tramezzino. Comunque abbiamo preso questi tramezzini e sempre con il pollo. Questo è buonissimo, l'abbiamo già assaggiato. Ancora non abbiamo finito. Ci sono una specialità di noodles. Abbiamo preso questi. Questi li teniamo in camera perché di notte possibilmente ci viene fame e sgranocchiamo qualcosa. Questi noodles di qua, guardate. Poi ci sono sempre i noodles che sono piccantissimi, questi UFO. Poi sempre questi noodles e altri noodles. Voi dite, ma come se li cucinano che ci vuole l'acqua calda? Noi qui in camera, nella nostra camera d'hotel, abbiamo questa caraffa termica che la mettono direttamente in camera con le bottiglie d'acqua. Noi la riempiamo, riscaldiamo, riempiamo questo di qua e mangiamo con le bacchettine, perché comprando il sushi o i noodles ti danno le bacchettine pure, e anche lo stuzzicadenti, guardate che carino all'interno, non so se lo vedete. Sì, si vede, eccolo qua. Ok, e questo è tutto quello che abbiamo comprato. Ah, un'altra cosa, a parte la Coca-Cola e l'acqua, qui sempre un hotel, qua al 12° piano, abbiamo la macchina del ghiaccio. Noi tutte le sere prendiamo questi bicchieri, lo riempiamo di ghiaccio e ci versiamo o la Coca-Cola o questo che è acqua alla pesca. Buonissimo, io pensavo che era un tè alla pesca, invece poi se ci fate caso, guardate, è acqua perché è trasparente, guardate. È
ed è acqua alla pesca, buonissimo. È buonissimo, peccato, questo mi mancherà. Poi alla fine ho comprato pure questi pesciolini fritti che li vedevo sempre a tutti, chi veniva in Giappone mangiavano anche nei cartoni animati, mangiavano sempre questi pesciolini fritti piccolissimi, ancora non l'ho assaggiati, ma li cercavo, non riuscivo a trovarli, e dove li ho trovati? Nel supermercato qui giù sotto in hotel. E li devo assaggiare assolutissimamente. Ancora non ho finito. Sempre in questi supermercati e in questi combini abbiamo preso questi marshmallow all'uva, al gusto dell'uva. Saranno buonissimi, non lo so, vedremo, poi ve lo farò sapere. Poi ho preso queste patatine tipo stick, quelli che abbiamo noi, e sono costati 100 yen tutti e quattro i pacchettini. Guardate, sono attaccati e saranno buonissimi. Comunque, banda alle ciance, io adesso divoro qualcosina, sicuramente mangerò il sushi e il resto lo lascerò per la notte. Tutto questo non so dove ho messo gli scontrini. Comunque tutto questo che avete visto questa sera li ho pagati all'incirca 4.700 yen, che sono in euro circa 42 euro. Sì, penso 42,50 euro, sì. Non poco, perché con 42 euro si ci fa un po' di spesa. Noi abbiamo preso soltanto le cornie, cose per stuzzichini, così. Ok ragazzi, volevo farvi vedere tutto questo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi nel canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, e attivate la campanellina. Ok ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!